Andate tutti alla finestra, apritele, mettete fuori la testa e cominciate ad urlare, urlate. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Alzatevi dalle vostre sedie, in questo istante andate. Dove vai? Finestra. Voglio vedere se qualcuno sta urlando. Finestra, apritela e mettete fuori la testa e urlate, continuate ad urlare. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Della Costituzione italiana recita che l'iniziativa privata economica è libera, purché non in contrasto con gli obiettivi sociali, con la sicurezza, con la libertà e con la dignità umana. Questo a Taranto non succede. Andare contro la Costituzione è un grave reato, ma se contro la Costituzione vanno le istituzioni, i parlamentari che hanno giurato sulla Costituzione, questo è alto tradimento e bisogna raccontarglielo, bisogna dirglielo ad Alfano, Bersani, Casini, la casta che ha deciso che Taranto deve morire. Noi non ci siamo. Chiaramente le attività economiche alternative non sono mai state fatte in questo territorio perché è stato voluto. Le hanno sempre bloccate, siamo in grado di fare tantissimo, ma bisogna passare da un passaggio fondamentale. Questo territorio è saturo di veleni, non può più accettare lo 0,00001 nanogrammo. Non esistono i limiti che vanno bene per territori vergini. Taranto ha già dato, le grandi industrie inquinanti vanno chiuse, ora, subito! Per poter riconquistare la dignità e il futuro, tutti quanti insieme, andiamo avanti, grazie.